Eccoci qua. Ciao, buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Ciao Manuela. Ciao Dani, ciao a tutti, buonasera. Abbiamo Manuela Masciadri, la nostra docente di Fashion Portrait e anche del corso di Photoshop, oggi qua con noi e come si vede dal titolo e abbiamo già detto in questi giorni, ci parlerà di come comunicare l'identità di un brand di moda, di alta moda, attraverso la fotografia. E andremo ad esplodere questo enorme argomento anche magari dal punto di vista marketing. Oggi siamo solamente io e Manuela, come potete notare, mancano Fulvio e Adele, non per loro volontà in realtà, ma stanno lavorando, stanno facendo un corso, quindi docente e co-docente. Mi hanno detto di salutarvi tanto, quindi un saluto a tutti quanti anche da parte loro. Ma comunque li ritroveremo insieme a noi sabato prossimo. Quindi avremo sabato appunto una puntata dedicata direi al reportage con un lavoro questa volta di Fulvio di nuovo. E prima di partire con Manuela, ricordo a tutti che sempre in chat o comunque sia qua nei commenti di Facebook potete scrivere tutti i saluti e commenti e anche le domande che volete fare a Manuela o a me, così poi o durante la diretta o alla fine della diretta facciamo in modo di rispondere anche a tutte le vostre domande. E vi ricordo sempre che grazie ai social, quindi sia sul nostro profilo Facebook che sul nostro profilo Instagram, che poi tramite la newsletter vi comunicheremo invece le altre prossime puntate. Molto probabile, infatti, che martedì prossimo, quindi tra una settimana, tornerà sempre Manuela con un'altra diretta interessantissima sul before and after, proprio perché stiamo anche lavorando al tuo corso di Photoshop in remoto, Manuela, no? Esattamente, esattamente. Era previsto già da un po', abbiamo già fatto una prima edizione e Photoshop, comunque la post-produzione, è una parte fondamentale del genere fotografico di cui mi occupo, per cui del fashion portrait. E dopo la prima edizione stiamo programmando la seconda. Esatto, e visto che era a giugno, ma ancora non sappiamo se anche a giugno potremo ritrovarci tutti quanti insieme in aula, è un corso che è facilmente trasportabile anche in remoto e come altri che stanno partendo appunto verso metà, fine aprile, in questi giorni, avremo anche quello poi di Photoshop, ma sempre ve lo comunicheremo. Io direi che possiamo iniziare alla grande, abbiamo un sacco di cose da vedere, un sacco di cose di cui parlare. Quindi lascerei a te la parola, Manuela, per partire con questa grande diretta. Yes, volentieri. Questa sera abbiamo deciso di parlarvi di fashion storytelling, ovvero come raccontare un brand, come costruire l'identità di un brand dal punto di vista fotografico. Oggi per vendere un capo, vendere, che può essere un capo d'abbigliamento o un accessorio, è molto molto importante far passare quelli che sono i valori di chi lo crea. Siamo in un mercato ormai che è saturo di cose bellissime, di vestiti meravigliosi, di oggetti bellissimi e al di là di avere delle belle foto, io trovo che sia molto importante comunicare quali sono i valori di un brand. Ecco che ci è saltata la connessione con Manuela, con lei abbiamo sempre qualche problema, non so come mai, questa cosa mi dispiace un sacco. Manuela, se mi senti, riconnettiti, adesso te lo dico anche via WhatsApp, così riconnettiti. Scusate, purtroppo questo è il bello della diretta, fino a prima tutto andava benissimo, noi dalle 4:30. Ormai che siamo qua a chiacchierare in back-end e a fare tutte le prove del mondo, ma evidentemente la rete sempre non regge. Eccola che la vedo tornata, vediamo se è tutto ok. Eccola! Scusa Manu, non so che cosa è successo, ti abbiamo riperso. È il karma milanese, non lo so, ho qualche problema tutte le volte. Mi dispiace, ragazzi. È così. Speriamo che l'universo ci assista e che non salti ancora perché è un sacco di cose da farvi vedere. E, vi stavo raccontando di quanto è importante comunicare i valori di un brand al di là di mostrare una bella immagine di un vestito bellissimo o di un accessorio bellissimo.
per come vivo io la moda, per come mi piace raccontare la moda, è far capire qual è stato il processo per arrivare a creare quell'abito, a creare quel vestito, chi è lo stilista che c'è dietro, chi è il suo mondo, quali sono i suoi riferimenti, le sue ispirazioni, quello che lo appassiona a livello artistico e culturale, perché trovo che questo dia comunque un valore aggiunto molto importante ai capi che vengono creati e anche li faccia apprezzare un pochino di più. Per questo è da tanti anni che collaboro con brand e quello che propongo sempre è realizzare uno strumento che racconti di loro a 360 gradi. In particolare, io arrivo da studi umanistici, ho fatto percorsi di studi classici e la scrittura è sempre stata una parte importante della mia vita. Per cui, al di là delle immagini, ho proposto da diversi anni l'unione del testo all'interno di un catalogo per raccontare anche attraverso un altro mezzo di comunicazione e di espressione quello che è il mondo di un brand. I testi sono fondamentali, le foto sono fondamentali in quello che faccio. Le foto in particolare che propongo quando cerco di aiutare un brand a costruire la propria immagine non sono solo gli scatti ufficiali da campagna pubblicitaria, che per i non addetti ai lavori sono le immagini istituzionali, per cui quelle che voi vedete sui manifesti, con le modelle, sulle pagine dei giornali, con la modella, le luci, tutto curato, tutto bellissimo, quella è l'immagine ufficiale del catalogo della campagna pubblicitaria, per cui l'immagine rappresentativa ufficiale di quello che è il brand. Oltre a questo realizzo, per appunto scavare un po' più in profondità, immagini di dietro le quinte, per cui con diversi brand sono andata nei loro atelier, ho raccontato un pochino il loro mondo, li ho fotografati mentre creavano le proprie opere, quindi questa parte viene utilizzata sia dentro il catalogo, all'interno dei cataloghi, sia anche come materiale per i social. Io fotografo anche quelle che sono le ispirazioni degli artisti, per cui i loro bozzetti, i loro schizzi, entrare negli atelier dei designer è sempre entrare in un mondo magico, perché ognuno di loro si costruisce il proprio micromondo e la loro essenza quando si entra si percepisce. Il lavoro di cui vi parleremo questa sera, che è un lavoro per un brand di alta moda che si chiama Vittoria Bonini, tutte le volte che io entro nell'atelier di Vittoria mi sembra di entrare in un universo parallelo, ci sono queste sculture meravigliose, tantissima luce e vedo il suo spazio, vedo Vittoria e capisco che sono la stessa cosa, per cui io credo che il ruolo di un fotografo che voglia raccontare un brand debba essere quello di prima di tutto capire chi sta dietro, perché se non capisci chi sta dietro e chi l'ha creato non puoi raccontarlo, perché rischi di mostrare un'immagine che non c'entra nulla con quello che è la vera essenza di quel brand. Proprio per questo ho inserito nei cataloghi che ho realizzato, in particolare con Vittoria, anche ritratti di Vittoria stessa, che la gente vedesse anche chi è la stilista dietro gli abiti. Quindi questo un po' per darvi una panoramica di come io interpreto la fotografia di moda, quindi non solo lo scatto meraviglioso, che ovviamente quella è una parte onirica, poetica e bellissima, però per dargli un valore aggiunto e che non sia puramente un esercizio estetico per far vedere a tutti quanto è bello quest'abito, quanto è bella questa modella, ok, andiamo un po' oltre, raccontiamo qualcosa di più per far apprezzare un pochino quello che è l'immagine finale. E tu, Dani, sei stata con noi in un catalogo che abbiamo realizzato, in un lavoro per un catalogo che abbiamo realizzato per Vittoria, le cave di marmo di Carrara. Mm-hmm. E quello è stato il terzo lavoro che abbiamo fatto con Vittoria. Io stasera vorrei farvi vedere sia alcune slide, alcune immagini, alcuni video, alcune foto di backstage che ha scattato Daniela, che abbiamo realizzato, sia anche i cataloghi cartacei. Questo perché, ve li faccio vedere da subito, questi sono i tre lavori che io ho fatto con Vittoria. Aspetta che vedo se ve li faccio far vedere tutti vicini.
poi ve li mostrerò un pochino meglio, però ve li faccio vedere vicini perché vorrei che si notasse la continuità che è stata data a questo lavoro. Questo è stato il primo catalogo che è stato scattato con Vittoria a Villa Mazzacorati a Bologna. L'anno dopo abbiamo realizzato questo alla Venaria Reale a Torino e l'anno successivo abbiamo lavorato alle Cave di Marmo di Carrara. Questo perché, entrando un po' nello specifico di quella che è, di quello che è il mondo di Vittoria Bonini, i valori fondamentali del suo brand sono il made in Italy, l'amore per l'arte, per l'eleganza, per la sartorialità, per la cultura. Per cui quando abbiamo deciso di raccontare gli abiti di Vittoria, abbiamo deciso di raccontarli in location che raccontino il made in Italy e che siano rappresentative di quella che è la nostra storia. Per cui siamo partiti con un teatro. Vittoria, tra l'altro, veste il coro del teatro alla Scala qua a Milano, per cui ci è sembrato interessante partire ambientando all'interno di un teatro storico la sua prima collezione. Quando abbiamo fatto questo primo lavoro, la parte di testo, lo vedete anche molto sottile questo catalogo, la parte di testo era veramente minima. Abbiamo semplicemente inserito delle frasi di suggestione che comunque raccontassero un pochino, delle citazioni. Che hai comunque scelto tu, Manuela, o che ti ha indicato Vittoria, o è un testo che è nato un po' insieme? Allora, ho proposto a Vittoria di raccontare il suo brand in un modo un po' più approfondito rispetto alla realizzazione di immagini e basta. Per cui lei, diciamo che tra me e lei c'è sempre stata molta sintonia, per cui lei mi ha detto va bene, proponimi, fammi capire quello che hai in mente e vediamo di costruirlo insieme. Poi abbiamo fatto tante chiacchierate insieme, ci siamo confrontate molto su quello che è il suo mondo, quali sono i suoi valori, per cui tutte le frasi che io le ho proposto sono state di conseguenza le chiacchierate e i confronti che avevamo avuto insieme. Per cui in questo primo catalogo, ad esempio, erano anche solo parole, ad esempio, qui abbiamo messo arte, passione ed eccellenza, erano tutte comunque parole chiave. Erano un po' anche i valori, no? dell'azienda, magari, passavano esatto. I concetti, appunto, come dici tu, chiave di quello che poi sono i valori che stanno alla base di questa azienda, di questo marchio, no? Tanto sempre per continuare a costruire e a comunicare un asset valoriale e comunque sia un'identità di marchio che fosse anche chiara. Esattamente, esattamente. Noi comunque abbiamo sempre cercato di mantenere il focus sull'eleganza, sull'arte e sul made in Italy. Questi diciamo che erano i tre valori, i tre concetti fondamentali che comunque sempre dovevamo avere molto in chiaro quando costruivamo tutti i vari cataloghi che abbiamo realizzato. Il secondo l'abbiamo realizzato alla Venaria Reale. In questo caso abbiamo incrementato la parte di testo e anche la parte fotografica, mentre nel primo caso c'erano semplicemente gli scatti della collezione, per cui queste immagini ufficiali che vedete, alcune frasi di ispirazione. In questo secondo catalogo abbiamo realizzato ad esempio degli scatti di backstage all'interno all'interno dell'atelier di Vittoria, per far capire com'è il suo mondo, come lavora, e anche un ritratto di Vittoria, testo che raccontasse di lei e qualche suo bozzetto. Questo qui è stato lo step successivo rispetto a questo primo lavoro, per cui siamo partite con questo, è andato molto bene, c'è stato un grandissimo riscontro a questo primo lavoro, per cui nel secondo abbiamo mantenuto la stessa formula. La continuità di immagine è veramente importantissima, addirittura abbiamo cercato di tenere simili le due foto di chiusura, per cui abbiamo lavorato su due primi piani,
per chi mi chiedeva l'altra volta durante la diretta che abbiamo fatto parlando del portfolio in cui già avevo anticipato queste immagini, queste sono entrambe scattate con un grandangolo. Credo di essere stata a 28, una cosa del genere, se non a 16, comunque un grandangolo abbastanza spinto. E, abbiamo tenuto la stessa. Così, vedete? Aspetta, che io mi vedo al contrario, per cui. Sì, va benissimo, ma non si vedono. Sì. Abbiamo cercato di mantenere la stessa immagine, per cui lo stesso stile di chiusura e di apertura. In questo primo lavoro avevamo una modella, quindi abbiamo inserito una seconda, però comunque vedete che quando si parla di continuità di immagine, almeno dal mio punto di vista, è esattamente questo. Io non avrei mai potuto stravolgere l'immagine di Vittoria in questo, da questo primo catalogo a questo secondo catalogo, perché avremmo rovinato tutto il lavoro di costruzione di identità che avevamo fatto nel primo. Per cui il secondo abbiamo semplicemente lavorato su quello che già avevamo messo come base nel primo catalogo, inserendo comunque delle immagini diverse, ad esempio anche questo. Anche questa è un'immagine di backstage e il testo è stato molto approfondito. Io ho insistito tantissimo perché Vittoria indossasse un suo abito, per cui abbiamo anche un ritratto interpretato di Vittoria con un suo abito. Questo è stato il secondo lavoro che abbiamo fatto. Vittoria ha di suo che stampa anche. Dani, non ti vedo più? Ci sei? Sì, ti ho lasciato tutto lo spazio perché così avevi più spazio per fare Grazie. vedere il catalogo, sai. Sono, ti seguo e ritorno poi quando ti devo fare una domanda. Perfetto. Perfetto. E, anche l'impaginato del catalogo abbiamo cercato di mantenerlo comunque simile in entrambi i lavori. Sempre sono presenti le foto ufficiali e le foto di backstage. Tra l'altro, rispetto a questo primo lavoro che aveva soltanto la collezione di Vittoria di Moda Sposa, in questo secondo lavoro Vittoria ha voluto inserire anche tutta la sua parte di abiti da sera e da cerimonia che nel primo lavoro non aveva fatto. Per cui, per qualunque fotografo voglia approcciarsi a un brand e proporgli comunque una costruzione dell'immagine e una cura nella costruzione dell'immagine, non soltanto finalizzata a realizzare delle foto esteticamente belle, suggerisco di andare un po' per step, per cui partire comunque con un'idea base di questo tipo e piano piano, quando ci si conosce meglio tra stilista e fotografo, c'è più sintonia, si è già lavorati insieme, c'è fiducia reciproca, piano piano fare dei passi avanti. Il terzo lavoro che noi abbiamo fatto è stato questo alle Cave di Carrara. Questo è stato il lavoro più corposo. Io non lo so se si vede, però abbiamo duplicato la mole delle pagine dal primo all'ultimo catalogo. Questo è stato il primo che è sottilissimo fino ad arrivare all'ultimo, che è praticamente 3 volte tanto. E ci siamo andati per gradi anche per capire da un anno all'altro quale fosse il riscontro del pubblico di Vittoria, dei clienti di Vittoria a quello che noi stavamo facendo. Vedere se comunque il riscontro è importantissimo per un brand, soprattutto piccolo o medio, l'investimento in un lavoro del genere è veramente molto grande, per cui capire che l'investimento che viene fatto dà anche dei riscontri a livello estetico, ma anche economici, è ovviamente importantissimo per poi decidere gli anni successivi, magari di fare un investimento maggiore e realizzare un lavoro ancora più corposo. Mi faceva piacere, ecco, Manu, sottolineare, se l'hai già detto tu e sei stata bravissima, ma il fatto che in questo lavoro che hai fatto non ti sei limitata solamente a fare gli scatti di moda. Hai fatto molto di più dietro, perché oltre a preparare i testi, ti hai anche dato un'idea di tanti altri elementi che potevano rappresentare il suo brand e che quindi andavano inclusi nel catalogo, come anche solamente banalmente i suoi bozzetti, piuttosto che delle foto di backstage che comunque indicavano la sartorialità, quindi l'artigianalità, no, di tutti questi abiti che vengono prodotti da Vittoria Bonini.
e anche poi la foto stessa di Vittoria, quindi è un vi faccio vedere il dietro le quinte, vi faccio vedere chi è la creatrice, quindi è il solito ci andiamo a mettere la faccia, no? Importantissimo. E un'altra roba, secondo me, super interessante, importante, su cui voglio mettere l'accento, è proprio una questione di la coerenza dell'identità di brand, che è sempre fondamentale in tutti i brand. Tu qua sei riuscita a prendere un brief, che sicuramente è stato anche un brief che ti sei un po' costruita con la cliente, perché normalmente non arrivi, no, dal cliente, questo è già pronto a darti tutte le informazioni del caso, ma sei tu che gliele devi un po', come dire, tirare fuori, chiedere, anche fare domande mirate in base a quello che sai che vuoi ottenere, no? In modo da riuscire a andare tramite le tue foto e tutto il tuo lavoro a andare a raccontare, tramite questo fashion storytelling, un'identità di brand che fosse coerente nel tempo, ma soprattutto coerente con quello che fa effettivamente Vittoria Bonini e con quello che è lei, lei stessa. Quindi l'hai detto, passare del tempo con lei, andare lì nel suo atelier. Non è solo, ok, decidiamo, facciamo le foto a Carrara, vado, trovo la location, facciamo due scatti, due modelle e fine. Tutto il lavoro che c'è a monte in realtà è lunghissimo, è stato, no? Sì, Ecco. tra l'altro molti studenti che arrivano ai primi giorni di masterclass sono convinti di arrivare da un cliente, che il cliente sappia esattamente che cosa vuole. In realtà non succede mai, ma per un motivo molto semplice: non è il suo lavoro, è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è tradurre fotograficamente quello che è il loro mondo, per cui non avrebbe senso che lo facesse lui. Sicuramente c'è uno scambio di idee, uno scambio di punti di vista, e anche io trovo che ci debba essere un'affinità creativa di base, nel senso, io mi sento molto a mio agio a lavorare con Vittoria perché i suoi valori sono molto vicini ai miei, per cui io amo raccontare queste cose, amo ricercare queste location e amo questo punto di vista. Sicuramente se un brand ha un'estetica completamente diversa, è più, non lo so, urban, street, skater, magari non è nelle mie corde e non sono la persona giusta per raccontarlo. È capitato moltissime volte che, soprattutto all'inizio, quando non si ha un portfolio molto definito, capita che ti contattino brand di mille tipologie diverse. E io credo che anche un po' di etica e un po' di correttezza sia capire che non è nelle nostre corde e farlo presente a questo cliente. Poi se il cliente comunque vuole degli scatti tecnici, comunque all'inizio soprattutto si tende a prendere più o meno tutto quello che arriva, è molto difficile dire di no ai lavori. Però piano piano che si costruisce un'identità fotografica, succede sempre di meno quello, nessuno che ha un'immagine di questo genere nel proprio portfolio, la maggior parte di immagini di questo genere nel proprio portfolio verrà mai contattato appunto dal brand di abbigliamento per skater, perché non c'entra assolutamente nulla. Per cui anche andare dietro quelli che sono i nostri valori e la nostra estetica come fotografi è importantissimo per poi costruirci un portfolio che ci faccia attirare i clienti giusti per noi. E quando attiriamo i clienti giusti per noi, a parte che è molto più gratificante lavorare, è molto più bello e secondo me è il senso di quello che facciamo. Siamo tutti freelance per passare il tempo nel modo che ci piacerebbe di più. E quindi attirare a noi dei clienti che ci permettano di entrare nei loro mondi che sono vicini ai nostri, penso sia la cosa più bella del mondo. Per cui un consiglio che do sempre ai ragazzi è quello di non andare troppo fuori strada. Io ho fatto dei lavori che non sentivo nelle mie corde all'inizio e non li ho condivisi, perché all'inizio sì, perché vuoi condividere tutto, dopo capisci che non va bene, devi condividere soltanto quello che ti racconta un po' di più, in modo che chi vede il tuo sito e ti contatta perché vuole quello, perché ci si identifica, che poi è la stessa cosa che facciamo quando costruiamo l'immagine dei nostri clienti. Chi contatta Vittoria si deve sentire identificato da questa immagine, piuttosto che da altre immagini di abiti da sposa che magari sono più pop, più colorate, più moderne, più non così classiche, non così legate al mondo dell'arte. Per fortuna ci sono tantissimi gusti diversi nel mondo e
trovare la sfida rock and roll probabilmente non è la cliente ideale di Vittoria Bonini. E no. Comunque quello che hai appena detto, quello che io dico sempre ai miei studenti adesso del corso anche che facciamo con la Cineteca di fotoreportage, video appunto e foto, io faccio la parte di marketing, è decidete chi siete, cioè il primo esercizio, se volete poi trovare dei clienti, è chi siete voi, cosa volete fare voi, perché se no è uno snaturare voi stessi e dall'altra parte se no fare l'errore di snaturare magari il cliente, perché se volete tirare il cliente verso quello che volete fare voi, ma lui no, ha un'anima diversa, si riesce comunque a fare, non si riesce a fare un buon lavoro. E quello che dico sempre, appunto, piuttosto specializzatevi, perché anche se ti specializzi e ti sembra di toglierti, no, una parte della clientela, dici oddio, avrò meno clienti, in realtà stai attirando a te i migliori clienti, i lavori migliori, per cui potrai anche realizzare qualche cosa di sicuramente più significativo. Quindi È proprio così, Dani, perché all'inizio ti sembra che stai perdendo occasioni, in realtà stai facendo tutto il contrario, stai facendo prima di tutto personal branding su di te, per cui stai facendo vedere tu chi sei. Io quanto rompo le balle a tutti i miei studenti sul capite chi siete voi, capite quali sono i vostri valori, capite qual è il vostro punto di vista, che cosa volete raccontare e capite come trasportarlo in immagini, perché in questo modo la vostra fotografia diventa unica e chi chiama voi vuole quelle foto ed è gratificante per tutti lavorare così e sono le volte in cui poi si creano le immagini più belle o comunque si... Al di là della foto finale, io sono sempre una gran fan del bel tempo passato insieme, per cui tutti i lavori che facciamo con Vittoria, Vittoria non dorme per giorni prima, io nemmeno, perché siamo così felici di essere sul set, di concretizzare quello che abbiamo costruito magari per settimane, ed è bello quando tutte le persone intorno a te stanno sentendo la stessa cosa. Infatti abbiamo parlato anche la scorsa volta durante la live sulla creazione di portfolio, la costruzione del team di lavoro che ti supporta in questo genere di progetti è fondamentale, perché ci sono sempre tantissime persone e se alcune magari sono dei professionisti bravissimi ma non hanno questo tipo di estetica, magari fanno un bel lavoro, però non lo so, non c'è quella magia che c'è quando tutti vibrano nella stessa dimensione e veramente si creano delle immagini molto più suggestive e paradossalmente diventa molto più semplice lavorare. Ma oltre, vedi, all'atmosfera che si crea, che sicuramente quando è più piacevole si lavora meglio, e come dicevi, il team è molto importante, per esempio la truccatrice, salutiamo anche Giorgia, che è una delle nostre truccatrici, seguendo, se la truccatrice è bravissima ma ti fa un trucco che non è comunque in linea sempre con il mood dello shooting piuttosto che l'identità sempre del brand, abbiamo sempre un problema di incoerenza l'identità di brand, quindi non è solo in questi casi come fotografi tu la location che hai scelto eccetera, ma a monte anche il mood board che andate a costruire insieme agli altri professionisti che sono sul set con te, che può cambiare le cose, esattamente come magari chi ti gestisce in quel momento le luci, adesso lo so che tu scatti prettamente a luci naturali, ma se fossero luci artificiali, sei una persona che ti setta, no? Delle luci che non senti tu e che sono magari troppo forti per il brand, siamo di nuovo punto a capo, cioè creiamo comunque ancora un'incoerenza nell'immagine che poi si vedrà anche nella comunicazione e poi questa distonia si va anche a percepire. Bene. Sì. Io farei vedere, prima di vedere l'immagine di Carrara, noi abbiamo realizzato anche per questo terzo lavoro dei video per Vittoria Bonini, li ha realizzati Camilla Fortunato, che era con noi sul set, e vorrei farveli vedere perché lei ha raccontato in video, lei era sul set, per cui sono dei backstage dei set che erano stati allestiti, però il taglio che abbiamo deciso di dare a queste immagini era comunque un taglio artistico, non da classico backstage, per cui ve li farei vedere volentieri. Allora, mi devi ricondividere il tuo schermo, perché quando ci hai salutato abbiamo perso la connessione, ma intanto io sparisco, ma rimango con l'audio, metto su
il tuo schermo. Dovrebbe arrivare. Ok. Tu dimmi quando ci sei, che ingrandisco, lo faccio. Puoi far partire il video e metterlo a tutto schermo. Adesso vediamo il tuo desktop, di fatto. No, così non vediamo. Continui a vedere il desktop, mi devi condividere tutto il. Mi è fatto. Non lo vedi? No, rifai la condivisione proprio dello schermo, ma non aspetta che lo faccio sparire. Se rifai la condivisione dello schermo, mi devi dare tutto lo tuo schermo intero, non solo l'applicazione. Okay. Il tuo schermo intero, eccolo qua. Riproviamo. Eccolo. Sta arrivando. Ok, ora prova a rifar partire il video. Logicamente prima è andato tutto stranissimo. Dimmi se vedi il video. No, continuiamo a vedere sempre solo le cartelle. Adesso? Sempre solo le cartelle. Non so cosa dirti, Dani. Io lo vedo qui, ho la condivisione. Prova ad aprire il video prima di condividermi lo schermo, allora. Ok. Allora, aspetta che prova a rifarmi la condivisione. Yes. Allora, condivisione. E si è collegato Luca nel mentre, Luca Toffoloni, il mio super digitech di cui vi ho parlato più volte, dopo lo salutiamo. Condividi, dimmi se lo vedi. Show in stream, adesso secondo me dovremmo riuscire a vederlo. Ok, prova a farlo partire. Eccolo. Lo vedi? Sì. Si vedeva un pelo stanchi, ma purtroppo è la connessione che non permette la fluidità del video. Fantastico il mio Digitech che commenta nella chat. Prova a usare anteprima. Fa il Digitech anche quando non fa il Digitech, vedi? Super Luca. Ok, io spero siate riusciti a vederlo. Dani, non so se mi vedi. Sì? Sì. Ok, allora, questo è un video che abbiamo inserito la parte video nel terzo catalogo che abbiamo realizzato con Vittoria per raccontare con un ulteriore strumento narrativo, oltre a quello di foto e testo, abbiamo inserito il video. E tecnicamente è un backstage, però abbiamo cercato di dargli un taglio un pochino più emozionale, per cui la musica, tra l'altro, è stata creata ad hoc. Il figlio di Vittoria Buonini studia al conservatorio, per cui ha creato lui la musica per gli abiti della sua mamma. Ed è stato mo molto interessante anche gestire la parte video. Io vi farei vedere le immagini che abbiamo realizzato all'interno dello studio degli scultori, che sono le immagini del backstage che avete visto ora. Non ho più la condivisione schermo, Dani, la rimetto. Esatto. Ok, schermo intero, condividi. Ok.
sta arrivando. Eccolo, ok, vediamo tutte le foto ora. Dimmi se così si vedono, se no mi apro. No, così le vediamo solamente dentro la cartella in anteprima. Ok, perfetto, allora le apro in questo modo. Intanto vi dico che noi abbiamo scattato non a location vuota, nel senso che comunque c'erano gli scultori all'interno del laboratorio che lavoravano, e per cui avevamo polvere, rumore, freddo, c'erano diverse problematiche durante gli scatti che però hanno contribuito a rendere molto speciale quello che è successo. Allora, io vi mostro queste così. Ok, le vedete? No, abbiamo sempre lo stesso problema di prima, Manu. Le devi aprire prima di condividermi lo schermo. Quindi, ah, va bene. Ti tolgo la condivisione così ce lo ricondividi. Ok. Intanto, per quanto riguarda la polvere, eccetera, mi fa piacere dire che per una questione di backstage avevi chiesto a tutti, no, di essere vestiti di nero, total black look, eravamo tutti vestiti di nero e la polvere era tutta bianca, quindi alla fine ci siamo ritrovati tutti bianchi in realtà. Sì, la cosa del nero, che tutti pensano che io sia monocromatica, e oggi onestamente il mio look non può dire altrimenti, sì, sono abbastanza monocromatica, ma il nero sul backstage, sul set, serve anche proprio per il backstage, nel senso che quando ci sono immagini di backstage che vengono realizzate, se ognuno sul set è di un colore diverso, esteticamente è bruttissimo. Per cui si tende a essere sempre tutti vestiti di nero, anche perché le foto di backstage siano belle. Così c'è dicono... C'è Luca che, sì, si vedono, c'è Luca che dà un consiglio sulla chat e dice: mi raccomando, usate obiettivi tropicalizzati, perché... Sì. Giusto. Si vedono così, Dani? Si vedono, perfetto, guarda, ti tolgo dalla diretta con l'immagine, così lasciamo tutto lo spazio solo alle tue foto, però tu puoi continuare tranquillamente a parlare. Ok, il video che avete visto prima racconta queste immagini finite. Qui vedete molto di più quanto era la polvere che c'era, e sembrava stessimo usando una macchina del fumo, in realtà non era così, era proprio la polvere degli scultori che lavoravano. Il posto era molto grande, abbiamo scattato completamente a luce naturale, la luce la vedete dalle finestre sulla parte alta del muro che un po' circondavano tutto lo spazio, per cui non ho voluto portare attrezzatura, non ho voluto avere flash, non ho voluto avere nulla. Se non ricordo male, comunque Luca, che è super previdente, qualcosa aveva portato perché non si sa mai, però non è stato usato. Qui penso anche di aver usato molto poco il pannello riflettente. C'era talmente tanto bianco che comunque avevo luce ovunque. Pioveva fuori, se non ricordo male. No, non pioveva, ma era nuvolo. Ti ricordi, Dani? Era piovuto il giorno prima, era nuvolo, faceva un gran freddo. Sì, sì. Allora, lei è Giulia Manin, che arriva da una intermediazione dell'agenzia Le Baccanti. Lei è una modella molto, molto brava, molto quotata, ha lavorato anche con Dolce Gabbana, è bravissima. Abbiamo fatto un casting lunghissimo per scegliere le due modelle per questo lavoro, e quando abbiamo visto lei ci è piaciuta tantissimo e ci sembrava la persona giusta. Abbiamo cercato di far interagire Giulia con le sculture. Se vedete, le mani sono sporche, sono, boh, è brutto dire sporche perché in realtà sono pulite di cose belle, però comunque lei volevo che accarezzasse le sculture, che ci interagisse, volevo che gli abiti diventassero un tutt'uno con quello che stavamo raccontando, che era il mondo della scultura. Infatti ne abbiamo parlato l'altra volta durante la live di Lettura Portfolio, ve lo ricordo, poi vi faccio vedere anche quelle immagini. Il concept alla base di questo catalogo è stato il parallelo tra le mani degli scultori che lavorano il marmo e le mani della stilista che lavora un capo e un tessuto. Qui in particolare si vede la freccia, se la muovo? Sì, ok. Questo che vedete qua sotto è un blocco di marmo quasi grezzo.
Il marmo ha una consistenza molto strana, nel senso che è ghiacciato, è freddissimo, durissimo, però ha una texture molto morbida e molto vellutata. Accarezzarlo dà una sensazione molto bella. Questo era un pezzo di marmo che stava iniziando a essere lavorato e non era per niente comoda questa posizione, ve l'assicuro, però lei è stata molto brava. Giulia è stata bravissima perché dal viso non si nota mai, ma era totalmente surgelata, anche perché noi la facevamo, no, appoggiare a ogni tipo di blocco di marmo che era veramente gelato, quindi sembra tutto molto semplice, naturale, poetico, ma la situazione, lo si vede poi un po' dagli scatti di backstage che facciamo vedere alla fine, era molto, molto diversa. Sì, assolutamente. L'idea base di tutte queste immagini è che comunque tutto sia legato e tutto abbia una connessione. Ad esempio, come lei ha giocato con le sue mani in questa foto, richiamava gli incroci del vestito. Abbiamo cercato veramente che fosse tanti elementi fusi insieme. Questo è stato forse uno dei pochi momenti in cui è entrato un fascio di luce. Che si vede da qui, perché poi abbiamo avuto una luce abbastanza omogenea tutto il tempo. Questo è stato uno dei pochissimi momenti di luce diretta. Questo anche. Vittoria fa una selezione appunto degli abiti che vuole raccontare in ciascuna collezione. Ogni abito di Vittoria è un pezzo unico, per cui questi che vedete non sono poi commercializzati in grandi numeri. Una cliente che va da Vittoria dà questa ispirazione, magari chiede delle modifiche, però ogni abito è un pezzo unico. Qui è stato complicato metterla qua sopra e lei è stata bravissima. Quella lastra di marmo era veramente gelata, però volevamo far vedere lo scollo. Vittoria lavora tantissimo, ad esempio, con l'effetto seconda pelle, come se i suoi ricami fossero fatti direttamente sulla pelle. Il briefing che mi ha dato Vittoria per questi scatti è stato: non importa se gli abiti non si vedono benissimo, poi vi spiego perché li abbiamo riscattati all'interno per il catalogo all'interno di uno studio, però le immagini dovevano essere comunque suggestive, per cui il fatto che questo abito non venisse mostrato perfettamente nella parte centrale non era un problema, anzi, se voi avete una sequenza di immagini che dovete creare, non devono essere tutti uguali, per cui devono avere una varietà di pose, una varietà di inquadrature, una varietà di espressioni. Non importa, cioè, non fatele tutte uguali, nel senso la foto a figura intera con la modella immobile o comunque tutti i tagli simili non danno movimento al catalogo, non danno movimento al lavoro. E qui sempre anche c'è il marmo che comunque sporcava le braccia della modella, questo non l'ho lasciato, non l'ho photoshoppato perché secondo me era una delle cose più belle, perché lei diventava veramente parte delle strutture. Questa parte realizzata dagli scultori, richiamava questa parte dell'abito, per cui su ogni vestito abbiamo cercato di trovare lo scorcio che lo raccontasse nel modo migliore. Questo abito lei l'ha chiamato Michelangelo perché era imponente, era gigante e infatti ha avuto il David in sfondo perché meritava un'inquadratura molto larga, era veramente grandissimo. Questo l'abbiamo fotografato, esatto, abbiamo tre scatti di questo vestito. Questo è l'unico close-up di Giulia, che comunque abbiamo voluto realizzare perché ci sta sempre anche avere uno scatto un po' più ravvicinato in una sequenza di immagini di questo genere. E qui penso sia stato il momento in cui lei ha avuto più freddo, Dani, se non ricordo male che l'avete fonata, dopo forse si vede nelle foto di backstage. Questo è un blocco di marmo. Come viene portato in laboratorio, per cui come viene portato questo modo dalla montagna. Questo è proprio un blocco di marmo grezzo che poi viene lavorato e vengono create le sculture, però le sculture che voi vedete vengono tirate fuori da una cosa del genere. Ok, possiamo tornare. Allora, eccoti qua. Ecco, Eccoci. da dire che quelli erano gli scatti solo della prima giornata. Esattamente. Allora,
Quelli erano gli scatti della prima giornata. Prima vi parlavo, questo è il catalogo impaginato, alle immagini che voi avete appena visto abbiamo unito immagini di ispirazione, per cui ho scattato anche diverse immagini di still life, sempre abbiamo unito il testo. E ve lo faccio vedere, che anche questo l'avevamo già accennato durante la live di lettura portfolio. Io non vedo, si vede Dani? Quale vuoi far vedere di foto? Domani. No, dall'altra parte, devi andare esattamente dall'altra parte. Ecco, ok, allora, questo è stato il concetto alla base di questo catalogo, per cui il paragone tra le mani di due artisti che attraverso due forme di espressione differenti comunque stanno creando un'opera d'arte. E, questo è stato un po' il concetto base, ovviamente è stato spiegato. Considerate che prima di arrivare a Carrara io ho letto qualunque cosa possibile e immaginabile, questo in particolare che non ci ho messo 10 minuti a leggerlo perché è appassionato di Michelangelo, si chiama Il tormento. Dire perché non lo metti a fuoco, Manu. Ah, ok, scusate. Comunque, l'autore è Irving Stone e questo libro si chiama Il tormento e l'estasi. E, Irving Stone crea dei romanzi basandosi su fatti storici, per cui lo tratta da romanzo, non è un trattato storico, ha il linguaggio da romanzo, però comunque è totalmente verosimile quello che racconta. E io mi sono preparata cercando di entrare un po' nel mood di quello che avrei dovuto fare leggendo diversi testi. E, molte delle frasi che sono citate su questo catalogo sono state estrapolate o rielaborate da tutta la bibliografia che io ho scelto di approfondire per fare questo lavoro. Vi vorrei far vedere anche un altro video perché appunto, come dicevi giustamente Dani, le giornate si sono divise in due, per cui il primo giorno abbiamo realizzato quello che avete appena visto, per cui siamo stati nel laboratorio degli scultori. Ci tengo a ricordare che sono i laboratori Arte Cave Michelangelo, che sono di proprietà di Franco Barattini, che è uno dei più antichi maestri di questo settore, è il proprietario del laboratorio, che ha la direzione artistica del professor Massari. Entrambi sono stati iper gentili, iper supportivi, iper carini. Quando gli abbiamo presentato questo progetto, l'hanno sposato, ci hanno accolto nel loro spazio, è stato veramente un regalo. E, il primo giorno abbiamo scattato appunto all'interno del laboratorio, mentre lavoravano gli scultori, invece il secondo giorno siamo saliti in cima alle cave, qua in alto, adesso vi faccio vedere queste immagini, e è stato impegnativo. È stato impegnativo perché, a parte che non si vedeva nulla, fate conto che io scattavo e nell'LCD, nel monitorino della fotocamera, io vedevo tutto blu, non vedevo assolutamente cosa stavo facendo perché tutto il bianco che c'era totalmente ti destabilizzava gli occhi, per cui io non capivo cosa stavo facendo a livello visivo del monitorino. Ci ha accompagnato Franco Barattini in persona, ci ha caricato su più macchine, ci ha fatto salire su queste stradine larghe così, fino in cima alla montagna, che avevamo Camilla che soffriva di vertigini, è stato impegnativo anche per lei, però è stato veramente molto, molto speciale. Abbiamo cercato di scattare il più velocemente possibile, sia il primo giorno che il secondo giorno, perché comunque ci sentivamo ed eravamo ospiti nel mondo di altre persone, per cui non volevamo essere invasivi. Anche la mia scelta di non portare attrezzatura oltre il necessario e scattare a luce naturale è stata dettata anche da questa motivazione. No? Non volevo comunque che fossimo più invasivi di quello che già eravamo comunque in un posto che ci stava ospitando. Vi farei vedere il video del secondo giorno, così vi rendete conto di come sono. Prima apro il video, me lo ricordo. E intanto, mentre tu fai quello, mi faceva piacere puntualizzare due cose. Intanto che tutti questi scatti, che sono stati tantissimi, sono stati fatti in solo 2 giorni,
anche perché spesso si ha molto poco tempo, quindi bisogna andare dritti al punto e prepararsi molto bene prima, no? E poi sicuramente un'altra cosa importante da dire, Manuela prima aveva fatto vedere uno dei tanti libri che ha letto su Michelangelo, comunque tutto quello che era la parte dell'arte, della scultura, e ha utilizzato questo materiale anche per i testi, ma qualora qualcuno di voi non scriva e non si senta in grado, ecco, di fare tutta la parte dei testi, nessun problema, esistono delle figure comunque professionali chiamate copy che vi Esatto. possono affiancare in questo lavoro. Però questo non significa che non dobbiate comunque informarvi, leggere, avere suggestioni, informazioni da fuori, perché se anche non scrivete, scriverete comunque la vostra storia con la macchina fotografica. Quindi più informazioni visive, di testi, letterarie, qualsiasi cosa vi arriva, sicuramente poi più l'estro anche, no? E la creatività può essere sbizzarrita e fare un lavoro interessante. Sì, anche perché, giusto Dani, perché anche comunque essendo un lavoro moda, ci sono diverse figure sul set che si devono coordinare tra loro, per cui c'è chi si occupa dei capelli, ci sono gli assistenti e ciascuno deve avere la visione chiara di quello che sta succedendo, qual è l'atmosfera che si deve raccontare e più il fotografo ce l'ha in chiaro, più riesce a spiegarlo a tutte le persone che attraverso le varie professionalità, che hanno devono comunque interpretare. Per cui è Certo. fondamentale. Allora, mi tolgo dallo schermo così faccio invece entrare il tuo, che sta arrivando. Eccolo qua. Quando vuoi far partire il video, tolgo anche te, ma si sente la voce. Puoi andare. Posso far sparire il tuo schermo, vero? Ok, sì. Eccoci. Perfetto. Avete visto la parte della montagna, per cui immaginatevi una montagna, ma invece che essere fatta di pietra è fatta di marmo, è veramente impressionante. E tutte le scaglionature delle montagne che vedevate erano pezzi di marmo che venivano asportati. Io vi farei vedere le immagini che sono state realizzate in questo set. Allora, prima le apro e poi condivido, giusto? Esatto. Sto imparando, va bene. Ok, allora, qui in realtà questa modella l'abbiamo adorata, si chiama Goda. E dove sono? Share screen, eccoci. Allora, per cercare questa modella, dimmi quando le vedi, Dani, che le metto Sì, sta tutte. arrivando, guarda. Eccolo. Eccoci. Allora, per scegliere questa modella abbiamo fatto veramente mille casting e abbiamo deciso di portare gli abiti di Vittoria durante i casting e di farli indossare alle modelle. Come avete visto nel video, Goda l'ha fatto al casting, gliel'abbiamo messo in un momento, ha iniziato a farlo girare, a farlo roteare e sembrava che fossero fatti per lei, per cui non abbiamo avuto dubbi, l'abbiamo scelta in 3 secondi, non abbiamo più voluto vedere nessuno. A lei abbiamo fatto reindossare l'abito Michelangelo che avete già visto scattato all'interno dei laboratori, e gliel'abbiamo fatto reindossare perché comunque questo è l'abito principale della collezione. E quando abbiamo visto come era fatta la montagna, questo è tutto marmo, guardate la texture come richiama
l'abito, per cui abbiamo deciso di fotografarlo due volte. Non era previsto in queste giornate, però in questa seconda giornata, ma l'abbiamo comunque voluto fotografare perché ci piaceva tantissimo che veramente richiamasse così tanto la struttura del marmo. Questa è... Io penso che nessuno stesse vedendo più niente in questo momento, perché qui eravamo proprio in cima, in cima, in cima alla montagna. Il signor Barattini ci aveva portato fino a qua in alto. Era tutto bianco, tutto questo che vedete è marmo, per cui lei aveva gli occhi che le lacrimavano, povera, è stata bravissima anche lei. Ecco, qui potete veramente vedere. Ti interrompo per dire che lo stesso discorso della texture del vestito, che ricorda comunque tutte le venature del marmo, è stato anche ripreso, se avete notato, nel video che ho montato Camilla, dove molto spesso c'erano degli spezzoni dove si vedevano solamente appunto le venature del marmo e poi dopo il vestito, dove, che era magari aveva un tessuto molto simile. Quindi questo rimando, non solo in foto, ma anche nel video, fa sempre tutto parte di questa coerenza, no? Dell'identità di brand e della coerenza della comunicazione visiva, indipendentemente dal fatto che sia stata realizzata da due professionisti diversi. Esattamente, esattamente, questo è fondamentale nella comunicazione del team, come si deve raccontare, da che punto di vista e che cosa valorizzare. E, qui potete vedere molto bene come funziona l'asportazione del marmo dalla montagna. Queste sono quelle stradine molto strette e molto ripide di cui vi parlavamo prima. Vi assicuro che passare da qua, quando hai 2 centimetri dallo strapiombo sotto in macchina col signor Barattini che scheggiano un poco perché le conosce a memoria, è stato interessante, però siamo arrivati fino qua in cima. Qua in alto vedete, vi ricordate il blocco che vi ho fatto vedere prima, quello dove era sdraiata Giulia all'interno del laboratorio? Viene estratto pezzettino per pezzettino da qua. Ecco, questo è stato il risultato finale del video che avete visto prima, per cui lei faceva volare i vestiti in un modo talmente naturale che veramente credo che, non lo so, Dania mi ha scattato 5 minuti a vestito, è stato velocissimo a scattare con lei, è stata veramente molto brava. Sì, abbiamo fatto anche un sacco di time lapse di tutto per poter poi comunque riutilizzare anche questo materiale sui vari social della cliente, quindi è stato proprio fatto un lavoro a 360 gradi a livello di materiale per la comunicazione. Esattamente. Tutte queste foto le ho scattate con il grandangolo perché volevo che comunque ci fosse tanto spazio intorno. E volevo che fossero comunque tutte in movimento perché gli abiti di Vittoria avevano vita loro e Goda li ha interpretati benissimo. Il casting è veramente una parte fondamentale di ogni lavoro. Trovare la modella giusta per quello che dovete fare è veramente fondamentale. C'è Melissa, infatti, che ti chiede sul casting quanto durano questi casting prima di scegliere la modella giusta. Questo tantissimo, credo che abbiamo fatto almeno 3 casting live, che vuol dire che abbiamo fatto delle preselezioni fotografiche e con quelle foto abbiamo scelto di vedere delle modelle. Alla terza volta che le vedevamo abbiamo trovato lei, ma appunto l'abbiamo scelta perché appena ha indossato un abito e ha iniziato a fare esattamente quello che state vedendo in queste foto, abbiamo capito che era la persona giusta, però abbiamo visto veramente decine e decine di modelle. Questo vestito, se voi lo vedete indossato, è un abito lungo e che scende veramente lungo le gambe, non è voluminoso, è molto dritto e lei lo faceva volare come fosse una farfalla, facendo vedere anche tutti i ricami a mano che aveva fatto Vittoria. Ok, queste sono le immagini della seconda giornata. Perfetto. All'interno del catalogo, giusto per completarvi un'info che vi avevo dato prima, che vi ho detto quando siamo arrivati, Vittoria mi ha detto:
non concentrarti troppo sui dettagli dell'abito, raccontiamo una storia. Questo perché abbiamo deciso di scattare gli abiti. No, più lontano e devi star ferma perché ci metto un po' a mettere a fuoco, ok? Ora si vede. Ok. Nell'impaginato del catalogo abbiamo inserito queste immagini di still life. Vuol dire che in una terza giornata, qui eravamo in uno studio di Bologna, abbiamo rifotografato tutti gli abiti su manichino. Vi faccio vedere. Mm-hmm. Per far vedere tecnicamente anche tutta la lavorazione che fa Vittoria, ad esempio, anche l'impaginato era tutto fatto così. Così si capivano i dettagli, bene o male, del vestito che magari nelle altre foto si notavano sicuramente meno, ma perché si voleva dare più importanza anche all'aspetto appunto artistico dello scatto. Esatto, questo è lo stesso vestito. Allora, la parte più importante o comunque più lavorata di questo abito è la parte del corpetto, e quindi se magari non si capiva tantissimo dall'immagine scattata all'interno dei laboratori, abbiamo deciso di riscattare il dettaglio in studio in modo che si vedesse benissimo tutta la lavorazione sartoriale di Vittoria. E anche comunque questi scatti sono stati impegnativi. Qui sì, assolutamente, ho scattato a luce flash, come vedete ce n'è più di una di luce flash, perché anche il dettaglio qua in basso ha un suo punto luce, il fianco ha un suo punto luce. Qui, se non sbaglio, se Luca se lo ricorda e ce lo vuole dire in chat, se non ricordo male c'erano tipo 3-4 punti luce. Queste sono state scattate appunto dopo, e sempre nell'impaginato del catalogo, per dare respiro, inserivamo le immagini istituzionali e anche immagini di dettaglio che abbiamo scattato in parallelo durante le giornate shooting. Anche questi, tutti li abbiamo riscattati. Questo sempre per darvi un'idea di quello che dicevamo all'inizio, di come è la continuità tra questo primo lavoro che aveva soltanto le immagini e qualche frase di ispirazione, passando per questo in cui abbiamo inserito un po' di backstage del lavoro di Vittoria, fino a questo in cui abbiamo veramente fatto un lavoro molto più corposo. Bene, io direi che a questo punto, Manu, se sono ormai già le 6, però faccio un'immagine di backstage. Esatto, possiamo fare le finali di questo lavoro. È stato avere Daniela con me a Carrara, che è stato un supporto emotivo enorme e ha fatto delle bellissime foto di backstage. Lei si è occupata di quello, per cui volevamo condividerne qualcuna perché raccontano un po' il dietro le quinte di quello che avete appena visto. Allora, dimmi tu a questo punto se si vedono, nascondo bene o male anche me adesso. Allora, io vedo il tuo monitor. Adesso dovrebbe arrivare, così si vedono a schermo intero? Ecco, adesso sì. Perfetto. Allora, andiamo un po' veloci perché le foto non sono proprio poche. Questa era la parte, diciamo, dove all'interno, no, del laboratorio avevamo allestito una sorta di nostro camerino, così, molto velocemente, con tutto lo staff, non eravamo in pochi, Luca, il Digitech, che tiene il last light, e Camilla invece che sta facendo già le riprese, e come potete notare tutte le persone invece vestite di rosso non siamo noi, ma sono i ragazzi che erano lì dentro a lavorare, quindi noi di fatto facevamo le foto mentre questi continuavano a fare sculture. Esatto. Poi abbiamo dietro la truccatrice che era sempre con noi, l'unica vestita di grigio, non si sa bene perché,
E poi logicamente Vittoria con le sue due o tre assistenti che sistemavano i vestiti. Eccole qua, insieme alle sculture. Abbiamo anche aggiunto appunto parte delle persone che stavano lavorando. Qua nel primo abito la sistemazione della modella di Giulia, che ancora non era totalmente surgelata, poveretta. Qua si vede per terra appunto tutto il bianco che c'era anche pesantemente nell'aria. Infatti, dopo un po' siamo diventati tutti bianchi. Utilizzavamo quello che trovavamo per fare anche da tavolino, banchetto, eccetera, eccetera. Ci divertivamo. Ecco qua Vittoria che poi andava a sistemare ogni abito, la truccatrice. Infatti Giulia nei momenti di pausa veniva coperta con ogni sorta di giacca per farla star calda comunque il più possibile. Sì, Questo è Michelangelo, no? questo è Michelangelo. Io ricordo a tutti che se la modella ha la pelle d'oca, al di là poverina che si ammala, poi la pelle d'oca Photoshop la dovete togliere voi. Per cui che non abbia tutto questo freddo è una cosa buona e giusta per 200.000 motivi diversi. Si vede anche dai pantaloni di Camilla tutte le macchie bianche. Quindi loro che lavoravano, noi che scattavamo nel mentre e facevamo le varie riprese. Qua Giulia sul blocco di marmo ghiacciato, e si capisce che era ghiacciato, eccola. Le riprese di Camilla. Noi a sistemare comunque l'abito. Un dettaglio anche di tutti gli strumenti di lavoro. Questo era il momento che dicevi, no? L'unico raggio di luce che praticamente è stato in parte sprecato per risistemare la modella con l'abito e la truccatrice, e quindi ce lo siamo persi. Sì, perché la modella viene comunque costantemente, no? Risistemata. Per ogni scatto in qualche modo, quindi come avete visto all'inizio gli abiti non erano pochi. Qua, ecco, questo è proprio quello scatto che tu avevi fatto vedere da dietro e dove hai detto che si vedeva tutto il corpo molto sinuoso per fare vedere il lavoro, no, dell'effetto nudo. E Sì. infatti se notate davanti per far tutta la parte più Ripreso, lunga sì. dietro, sì, ha ripreso Vittoria con degli spilli tutto il vestito in modo che si vedesse dietro al suo meglio. Questo probabilmente è il backstage dello scatto che poi è andato nel catalogo. Giulia che sta cercando di scaldarsi col phon. Eccola. Quindi Vittoria che fa backstage con l'iPad, sì. backstage del backstage, sempre gli strumenti di lavoro, i ragazzi che lavoravano. E qua invece è il secondo giorno e queste sono le cave. Quindi questa è la parte quando ancora eravamo in basso, quindi di fatto Goda è stata vestita in una macchina che avevamo poco distante e veniva tutte le volte sistemata lì come se fosse un camerino, perché di fatto quello avevamo, no? E quindi ecco qua con i vari abiti si vede anche. Potete vedere, esatto, facevamo foto e video insieme, per cui Camilla, mentre io scattavo, realizzava le immagini video. Questo è l'abito nero di cui vi parlavo, lei veramente l'ha reso tipo farfalla, ma anche questo, tutti questi movimenti lì li faceva lei, non c'è Photoshop nei movimenti dei vestiti, faceva tutto lei. Qua le davi le indicazioni sulla direzione dove andare, un momento di svago, e qua quando siamo saliti in realtà su a fare l'ultimo scatto per Michelangelo. Quindi questa è la visione poi delle cave dall'alto, e qua infatti si vede che Goda non riesce a guardarti perché il riverbero sopra alla montagna del sole è troppo forte, e Luca che cerca in qualche modo di proteggerla ogni tanto.
Sì, anche perché modelle che hanno la pelle così chiara rischiate che diventino rosse in un nanosecondo se comunque c'è tutto questo riflesso, tutta questa luce, tutto questo sole. Qui in realtà c'era talmente tanta luce che sembrava, eravamo vestiti anche abbastanza leggeri, sembrava facesse caldo, in realtà non erano giornate calde, ma tutto quel bianco faceva una serie di riflessi tali, perché alla fine faceva effetto solarium. Ora sono le collaboratrici di Vittoria. Ed era l'ultimo appunto scatto. Quindi torniamo anche noi qua. Eccoci. Forse. Forse ci siamo. Forse ogni tanto è un po' più niente, lento nel prenderci. Prima o poi ce la farà. Stai Quanto tornando, lo so. schermo, non riusciamo a tornare noi. Niente, non ci rimette più su, Niente, non ci vuole più, dice su, non basta. ci siamo più. No. Yeah, Ecco, forse. oh, eccoci qua, un po', ma ce l'ha fatta, dopo 2000 click. Direi a questo punto che possiamo magari guardarci velocemente qualche domanda, visto che ce ne sono in realtà, Manuela, diverse su una questione di editing, sia di Ok. editing del lavoro che di editing per l'impaginazione. Un po', come diciamo sempre durante le dirette, ragazzi, mi dispiace, ma l'editing non è una cosa che si può spiegare in 5 secondi, è una cosa estremamente complessa, facciamo dei corsi per questo, perché è proprio impossibile dare il consiglio svolta all'editing ed è fatto anche tantissimo, no? Di guardare, quindi un'estetica che ognuno di noi si forma guardando. Io comunque adesso te le leggo. Dice con quale criterio si stabilisce la continuità nell'impaginazione nell'ordine giusto le immagini in un catalogo di moda, anche per quanto riguarda l'uso di obiettivi, l'ordine dei colori e i piani fotografici. Capisci, Anton, che è un domandone che potrebbe aprire appunto 2 ore di lezione, quindi. Sì, per dare una macro risposta, sulla sequenza dell'impaginato, se ho capito bene, pura estetica, nel senso a meno che il brand non dia delle indicazioni di numero abiti della serie, voglio che questo venga mostrato per primo, questo dopo, tendenzialmente l'impaginato che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in un'ottica estetica, per cui che le immagini avessero un senso l'una con l'altra, abbiamo alternato magari tagli più larghi, piani americani, figure intere, tagli più stretti, era quello un po' che vi anticipavo prima. Nell'impaginato deve esserci sempre un respiro, per cui sempre io cerco di tenere nella parte centrale, fate conto che questo è graffettato, questo anche lo dovete tenere conto di come viene stampato il catalogo. Io non avrei mai potuto mettere nella parte centrale del catalogo un'immagine che avesse il suo focus qua. Io non avrei mai potuto mettere qui questa foto. Dov'è? Per E quello vale per qualsiasi esempio, che ha il suo centro qui. Se io l'avessi messa qualsiasi qua, tipo fotografico. esatto. Quindi per rispondere alle domande sull'impaginato, è puramente estetico e cercando di dare comunque una varietà di inquadrature che diano un po' di respiro. Poi noi inserendo anche il testo e lo still life e comunque le foto di ambientazione, l'abbiamo pensato proprio come se fosse un libro fotografico più che un catalogo e quindi che avesse un suo respiro. E per la scelta delle immagini, se non ho capito male, anche era la domanda, cioè come scelgo le immagini tra tutte quelle scattate? Sì, cioè più che altro no, chiedeva nell'impaginazione l'ordine giusto. Quindi direi che abbiamo risposto sia alla domanda di Anton che a quella di Paolo, che appunto aveva chiesto come poi alterni eventualmente verticali e orizzontali. Quindi passando. Abbiano un'alternanza, cioè non mettete tutte le orizzontali insieme e poi tutte le verticali perché è noiosissimo a livello narrativo, è molto Un noioso. ritmo. Esattamente, deve avere un ritmo di. Comunque, se andate sul mio sito che è manuelamasciadri.it, nelle gallerie di advertising,
c'è questo lavoro e vedete parte del PDF impaginato. Comunque per darvi un'idea, dalla copertina, faccio vedere solo le prime pagine, tanto il concetto più o meno è lo stesso in tutto il catalogo. Siamo partiti con un'immagine di ispirazione di sculture, un po' di testo e un abito. Poi subito, visto che il concetto era raccontare il parallelo tra le mani degli scultori e le mani di Vittoria che crea gli abiti, subito abbiamo voluto far passare questo concetto, per cui l'abbiamo fotografato e spiegato a parole. Dopodiché siamo andati avanti. Queste, ad esempio, cromaticamente, anche come tipi di abiti, erano molto simili, per cui abbiamo deciso di metterle vicine, anche che stessero bene insieme. Quindi anche non tut a tutta pagina, ad alcune abbiamo dato comunque la tutta pagina, ad altre abbiamo dato comunque una cornice per inserire anche il testo. Anche quello in parte fa parte del lavoro magari di chi, se non siete voi, che siete in grado di impaginare un lavoro per un catalogo a chi vi fa l'impaginazione. Una orizzontale a due pagine, esatto. Allora, io in realtà utilizzo programmi di impaginazione e cose piccole me le impagino da sola. Diciamo che ho nozione di quello. Su questo catalogo io ho lavorato con la stamperia Bertocchi, la tipografia Bertocchi, sono a Bologna, sono bravissimi. Diciamo che l'abbiamo costruito insieme. Io sapevo molto bene che cosa volevo a livello visivo, per cui che fosse tutto molto bianco, molto pulito, molto minimal, con qualche cornice. E l'abbiamo costruito insieme. Abbiamo anche comunque lasciato delle pagine vuote con solo delle frasi. Da un mio briefing iniziale l'abbiamo costruito insieme, però un macro suggerimento è appunto che racconti una storia e che abbia un'alternanza di piani. Bene. E guarda, invece Giorgia ci chiedeva, secondo voi costruirsi un'identità stilistica precisa vale per tutti i professionisti oppure solo per i fotografi? Su questo ti posso rispondere io, Giorgia, e vale assolutamente per tutti i professionisti. Cioè il generalista, colui che fa qualsiasi cosa e non è specializzato in qualche modo in niente, sicuramente ha più difficoltà ad identificare il proprio target e quindi a comunicare a qualcuno. Ha comunque più difficoltà a essere individuato come uno specialista e quindi autore nella logica dei prezzi, e ci sarà sempre qualcuno che fa un prezzo a ribasso. Se invece le persone ti scelgono perché tu sei specialista in quella cosa e vogliono te, non dico che praticamente gli puoi fare il prezzo che vuoi, ma poco ci manca. E poi, come dicevamo prima, anche per rispondere a Maurizio, sicuramente, le persone ti scelgono poi anche per quello che tu fai. Quindi, se sappiamo, Giorgia è una make-up artist, anche molto brava. Se tu hai un certo taglio e fai determinati tipi di lavori, sicuramente attirerai a te clienti, no, più interessati a quello che fai tu e avrai la possibilità di fare anche di produrre dei lavori migliori. Questo l'avevamo già detto poi prima. E vediamo se c'è qualche altra domanda, le sto leggendo. Beh, carino sempre Maurizio che dice: c'è proprio la sensazione che le modelle siano uscite dal marmo. Maurizio, grazie mille perché Maurizio è un fotografo. Ogni tanto abbiamo degli scambi molto interessanti anche su libri che leggiamo e ha delle immagini molto belle, molto poetiche, sta facendo dei bei lavori. Grazie, Mauri. Vedo tanti complimenti che poi ti riuscirai a leggere dopo. Dopo segniamo anche il nome del libro che comunque avevi letto. Io direi che più o meno abbiamo concluso anche con le domande. Ormai è un'ora e mezza che stiamo parlando. Speriamo che questa diretta vi sia piaciuta, sia stata interessante. Con Manuela probabilmente ci rivedremo martedì prossimo con invece una diretta sul before and after, e quindi per farvi anche capire l'importanza di saper fotoritoccare, soprattutto in ambito moda, le foto. E questo anche poi proprio in visione del fatto che ci sarà, adesso lo comunicheremo, il corso di Photoshop per il ritratto. Che riusciremo ad erogare da remoto. Quindi, indipendentemente dal fatto se ci faranno fare i corsi in aula oppure no, riusciremo comunque a vederci con Manuela e a parlare con lei.
Io volevo cogliere questo momento anche intanto per ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno mandato i loro lavori per invece l'incontro di venerdì con Fulvio Bugani e i commenti. Fulvio Bugani e Adele saranno presenti. Ne abbiamo già ricevuti tantissimissimi. Tempo ancora fino a domani sera, se non mi sbaglio, sì, più o meno fino alle 7. E dopodiché noi adesso li stiamo tutti archiviando, li sceglieremo e giovedì, come promesso, comunicheremo a tutti la modalità di fruizione di quest'altra attività dedicata a 20 persone. E sempre poi sui appunto i nostri social o via newsletter vi comunicheremo anche le prossime attività. Ne stiamo organizzando tantissime con Manuela, con Fulvio, con Adele, con Cristina, con tutto il nostro staff per continuare un po' a rimanere con voi, parlare di fotografia e stare insieme e far crescere questa passione. Manuela, io ti ringrazio tantissimo, mi sono super divertita, è stato emozionante come stare lì con te quei 2 giorni, che poi in realtà sono stati 3 perché siamo arrivati il giorno prima, logicamente. È sempre bellissimo parlarti e penso che comunque ci rivedremo martedì prossimo. Grazie a te Dani, perché il discorso della sinergia che facevamo prima è esattamente questo con Daniela, ormai collaboriamo da tanti anni e è sempre molto facile perché ci troviamo sempre molto in sintonia su quello che abbiamo voglia di approfondire, per cui grazie. Bene, vediamo se in chiusura riesco a rifar partire come l'altra volta il backstage invece del tuo corso di Fashion Portrait, giusto per raccontare anche le ultime emozioni. Intanto spariamo noi da qua, rimani tu. Vediamo se, ciao a tutti, se riusciamo a rifarlo partire. Ecco qua. Mi sembra però non lo sta facendo vedere, vero Manuela? No, Vedo il tuo monitor. allora dobbiamo rifare la condivisione dello schermo. Adesso ci arriviamo. Hide. Sì, ora sembra di sì. Ora si vede? Sembra di sì. A tutto schermo. Yes. Io non riesco. No, Giovanni, ti sono venuti. Niente, sembra che non riusciamo a farlo vedere a questo punto. Viva la musica! Vabbè, lo riposteremo poi su Facebook così chi vuole potrà guardarlo da lì. Intanto vi salutiamo tutti quanti. Ciao, Grazie ciao, ciao. mille.